Chiara Ferragni e Fedez sono risultati positivi al Covid-19 e ora sono in quarantena nella loro casa milanese. Il prossimo Capodanno sarà decisamente diverso rispetto a quanto previsto, ma non per questo l'influencer ha perso la sua ironia. Ecco come ha reagito. Chiara Ferragni e Fedez non avrebbero mai immaginato che le loro feste di Natale sarebbero state decisamente poco serene. Dopo aver rinunciato alla vacanza in montagna a causa di alcuni problemi di salute di Leone e Vittoria, sono tornati a Milano e sono risultati positivi al Covid-19. Per fortuna sono asintomatici e al momento non hanno contagiato neppure i piccoli, che risultano negativi nonostante la febbre e la tosse. Il prossimo Capodanno sarà dunque diverso rispetto al previsto, ma non per questo i due coniugi più famosi di Instagram hanno perso l'ironia. Ecco come hanno reagito di fronte all'idea di passare il 31 dicembre tra le mura domestiche e con le mascherine. Poco dopo aver dato la notizia ai fan, Fedez non ha esitato a fare ironia sulla questione, fingendosi dispiaciuto dell'essere stato costretto a rinunciare a tutte le attività organizzate dalla moglie durante le feste, dalla cespolata alla cena in famiglia del 31 dicembre. Chiara Ferragni è apparsa un tantino più abilita del marito a causa di questo periodo di isolamento forzato, ma continua a essere molto attiva sui social, dove chiede ai fan di inviarle delle good vibes per superare al meglio questo momento difficile. Come sta passando le sue giornate? In tuta e con la mascherina FFP2, così da evitare di contagiare i figli. Una volta superato lo shock iniziale, la Ferragni è tornata a essere ironica e su Instagram ha condiviso un post che ha fatto molto sorridere i fan. Al motto di come pensavo che sarei stata a Capodanno vs. come sarò a Capodanno, ha messo a confronto due diverse foto, nella prima sfoggia un body trasparente di Saint Laurent con delle stelle di paillettes sui capezzoli, nella seconda è struccata, indossa una maxi felpa rosa e porta la mascherina a causa del Covid-19. Le uniche sue consolazioni? Innanzitutto che i bambini stanno bene e in secondo luogo che di certo, una volta superato questo scoglio, tornerà ai suoi tanto amati eventi glamour. We'll be right back.